Mister, buongiorno. Buongiorno. In settimana, ecco, dall'allenamento abbiamo visto che rispetto magari ad altre settimane è stato un po' più tranquillo anche lei, un po' più contento, un po' più sereno. Sereno dovuto al fatto che è stato aggiunto quest'altra pedina di Santos o perché ha visto un atteggiamento diverso dai suoi calciatori? No, è Santos, la pedina e quant'altro. No, perché delle volte mi dispiace quando vedo che cala la tensione e quindi la devo alzare io. E non vorrei andare ogni giorno con la voce rauca, come ben sentite, ecco. Però bisogna fare così, nel momento in cui ti siedi un po' devo alzare la tensione, non è per la pedina o quant'altro, lo faccio a prescindere, ecco. Però i ragazzi si allenano sempre bene anche quando magari alzo la temperatura, no? Ma ci sta poi nell'arco di un allenamento, non puoi farlo 90 minuti, 80 minuti a 3.000 all'ora. A me piace scherzare quando c'è il tempo della battuta, si fa la battuta, ma quando vedo che qualcuno inizia un po' ad afflosciarsi, allora vado là col compressore e li riporto di nuovo a temperatura, sì. Però l'arrivo di Santos, ne abbiamo parlato, diciamo, proprio la settimana scorsa, dicendo un allenamento che procedeva bene, solo, diciamo, la partita, tre partite ne lo mettevi in gruppo, ecco, però alla fine è soddisfatto di questo arrivo. Meglio che lei ha sempre detto, una cosa che meglio dobbiamo darle, ha sempre protetto la squadra, cioè i giocatori sono i migliori in assoluto, quindi questo cementa anche il gruppo. Però un suo giudizio, ecco, su questo tesseramento, un altro sforzo fatto dalla famiglia Angella e soprattutto un ottimo lavoro di Dybala e Porcino che hanno portato questo calciatore importante. Sì, ci tengo così sia davanti alle telecamere, no? A fare i complimenti alla società, sì, ai presidenti d'Angella, al dottor Porcino, di Bari, che hanno lavorato per fare questa operazione. Come spesso dico, un'operazione fatta per la Juve Stabia, non per l'allenatore Colucci, sì, o per Tizio, per Caio. È una punta con caratteristiche diverse rispetto a quelle che abbiamo, ma ci tengo anche a precisare che in queste partite non era un discorso di punta, era un discorso che dobbiamo trovare ancora qualche meccanismo, un discorso di trovare gli spazi, qualche giovane che sta crescendo, quello no, non è adesso la punta, metti la punta, 5 gol a partita, insomma, non è quello. Quindi la società ha fatto l'ennesimo sforzo e quindi va dato atto, ma la gente lo sa, quindi abbiamo un'altra freccia nell'arco, il campionato è duro, ci sono tante partite infrasettimanale e c'è bisogno di tutti. Ecco, parlando proprio del discorso, quando sente attorno a sé un po' anche la fiducia adesso del mondo del calcio, perché si sta iniziando a parlare di una Juve Stabia che sta andando oltre, grazie anche proprio all'opera di Colucci, cioè, dicono proprio questa parola, danno merito sia alla squadra ma anche a lei, che parlando, come diceva lei, con pochi ingredienti riesce però a cucinare piatti gustosi, e quindi sta andando oltre le più aspettative. No, e dà un po' di sensazione di dire... di orgoglio, Sì, ma io già quando, non è retorica, già quando entro nello spogliatoio con i ragazzi in campo, già per me è veramente orgoglio, no? Sì. Stare con questi ragazzi fantastici. Hanno fatto anche commuovere nell'ultima. Sì, ma lo fanno sempre, poi. È un gruppo di ragazzi fantastici, in 3 mesi si è creato veramente un'alchimia, un'empatia, un'armonia bellissima. Quindi ecco perché dico sempre a telecamere accese che è un gruppo che a prescindere va difeso, sì, va difeso, perché danno tutto veramente per la maglia. Però sì, l'orgoglio è, però bisogna pensare già alla prossima, quindi... No, sì, per esperienza, si arriva a giocare a San Siro col Pordenone, poi succedono situazioni e quindi bisogna avere la testa come i ciclisti, testa bassa e pedalare e non accontentarsi mai.
Ecco, domani si va a Taranto, la Juve è stata incontro il recente passato, perché Ezio Capuano è stato sulla panchina della Juve Stabia 2 volte, una volta ha fatto davvero bene, ha sfiorato i playoff, quindi un allenatore che poi con Rieti qui a Castellammare viene a dar fastidio alla Juve Stabia di Fabio Caserta, strappò un pareggio negli ultimi minuti. Ecco, che partite si aspetta da questo Taranto, visto che diciamo ecco, finora le 2 vittorie, le uniche, sono arrivate tutte e 2 in casa e hanno fatto una sola sconfitta in casa, quindi sono dei vincoli. Intanto mi fa piacere domani rincontrare il mister, che è il decano degli allenatori, no? E quindi persona affabile, esperta, uomo di calcio, ne sa sempre uno più del diavolo, bisogna fare attenzione. Una partita difficile. Il Taranto, come ben detto, ha vinto 2 partite, 2 derby importanti con l'Andria e il Foggia. L'abbiamo preparata la partita perché affrontiamo una squadra in salute, nonostante domenica ha perso 1-0, ha reso la vita difficile a Latina. Quindi domani dobbiamo affrontare sempre con rispetto, con grande piglio di fare la partita e di portare a casa un risultato positivo. Ecco, potremmo già vedere Santos all'opera, pensate magari già di utilizzarlo per fare quel suo 4-3-3 non più asimmetrico magari. No, ma là c'è bisogno anche di lavorare bene su questa situazione. Perché no? Perché no? Ma anche Zigoni, ma anche Della Pietra, perché no? Tutti possono giocare insieme. È logico che c'è qualche giocatore con caratteristiche diverse, però noi dobbiamo essere bravi che chiunque giochi devono fare sempre le 2 fasi, perché lo fanno in Champions League, lo dobbiamo fare anche noi alla Juve Stabia. Può essere anche un'idea di Santos che possa partire titolare. Dentro dei giovani, Marosi ormai ha la certezza per quello che sta facendo per questo campionato, però si parla sempre di un Sirico che potrebbe essere il nuovo stoppa della Juve Stabia, nel senso quello che in attacco possa dare qualcosa in più. Ecco, nel suo percorso di crescita della Juve Stabia, come sta vedendo il ragazzo? Come si sta integrando? Deve ancora migliorare tanto o diciamo, ecco, ci sono già buoni margini? Ma come deve migliorare Silipo? Tutti devono migliorare, cioè, si può migliorare anche a 35-36 anni. No? Silipo ha perso 10 giorni, 10-12 giorni quando è arrivato, e quindi il ragazzo lo sappiamo che ha avuto qualche problemino. È un ragazzo, un giocatore interessante, ha qualità importanti, però ci tengo a citare anche vabbè, D'Agostino, i Guarracino, i Della Pietra. Lì davanti siamo in tanti, adesso parlo della linea d'attacco, e quindi siamo in tanti, non è facile far giocare tutti, però ho dei giovani interessanti che vogliono migliorare, e Silipo è uno di questi, c'ha delle peculiarità importanti. Ha delle caratteristiche importanti. Lui si deve anche convincere che è un giocatore che potrebbe fare qualcosa di importante. Però la prima convinzione la deve avere il giocatore, e lui sta capendo che bisogna fare non solo quando si ha la palla, ma bisogna fare tutto per poter poi essere un giocatore importante. In chiusura, sul discorso sempre tifosi, le chiedo un po' l'afflusso dei tifosi allo stadio. Adesso diciamo, la Lega ha dato la possibilità di avere 4 fasce d'orario, una mezza alle 14:30, 17:30 e la serale. Ecco, adesso a Taranto è stato spostato alle 14:30 di sabato. Ecco, col piacere che abbiamo visto poca gente allo stadio, perché chi lavora e chi ha altri problemi. Che si aspetta come risposta da questa trasferta? Tempi di tifosi, anche perché Taranto e Castellammare sono amiche come città, come tifoserie. Ci hanno sempre seguiti, poi quando ci sono gli orari e si gioca nei giorni feriali è difficile, c'è gente che lavora. Io so i sacrifici che fanno questi ragazzi per seguirci, no? Perché fino a 16 anni l'ho fatto anch'io il tifoso, no? Quindi so cosa significa. Però adesso siamo legati alla TV.
degli orari un po' particolari. Una volta si giocava la domenica alle 2:30 tutte, no? Adesso, e quindi era il giorno festivo, era la festa, l'attesa, il sabato del villaggio, no? Non vedevi l'ora di che arrivasse la domenica. Ma loro ci seguono, quindi anche quando ci sono in 30, in 40, in 50, parlo di fuori casa, è come se ci fosse tutto Castellammare. Noi ovviamente ieri abbiamo emesso comunicato, fatto capire che c'è una problematica legata alla Tote Fa. Sì, nel caso diciamo da parte col Foggia. Sì. Va bene, grazie. Beh.